Pronto? Ben ritrovati. Sì. Mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni. Dica. Il MES esiste dal 2012. Ah, ma il fatto della... Ah, ho capito. E lo sappiamo. Non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte. Io non lo so. Pronto? Mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni. Di che cosa si tratta? Ditemi. Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte. Vabbè, lei che ci consiglia di fare? Cioè? Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Cioè, lei che non capite, mi faccia capire. È un governo positivo o negativo? Negativo. Questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Guarda in faccia gli italiani, quindi è positivo per noi. Se ha qualche proposta da portare, la porta chiaramente guardando gli italiani. No, vabbè, io l'ho votato, non è un problema. Cioè, ho votato i 5 Stelle, questo è, lo posso dire pubblicamente, non ho un pensiero. Siamo sulla stessa barca. Ah, sì, vabbè, no, ho capito. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Vabbè, non si preoccupi. Ho percepito il suo contatto, non c'è problema, va bene? Grazie a tutti. Ok, buona serata. Pronto? Ben ritrovati. Che vai facendo? Che fai? Non ce la fai niente? Mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni. Mi dica allora. Dobbiamo assumere un comportamento responsabile. Benissimo. Manteniamo un metro di distanza nei contatti sociali. Sì, anche di più a volte la distanza. Mi scusi se mi sembrava che era mio figlio, mi scusi se appena ho aperto l'apparecchio mi sembrava la voce del mio figlio. Starnutiamo. Tossiamo in un fazzoletto, nella piega del gomito. Hai ragione. Quando questa emergenza sarà terminata, volgeremo lo sguardo indietro. E sono convinto che saremo orgogliosi. Ma magari, io non ci credo, non sono ottimista su questo coronavirus. L'Europa dovrà venirci dietro e sostenere questo nostro sforzo. Sì, ma no, senta, sono un po' perplesso che lei è il Premier. Oggi torno a parlarvi. Ho ritenuto doveroso spiegare a tutti i cittadini, anche al pubblico che di solito non segue quotidianamente l'informazione politica, cosa stava accadendo. Grazie, la ringrazio tanto, onorevole. Ho fiducia, su quegli altri non ho fiducia però, gli dico la verità. Questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lasciamo perdere, per carità, io a Salvini, la Meloni li metterei io sulla brace, a cuocere. Lasciamo perdere, per carità. Solamente che io sarei più contento se entro la maggioranza non ci fosse dei litigi. Questo sì, come italiano, glielo dico. Evitiamo abbracci, strette di mano, evitiamo luoghi affollati. Dobbiamo lavare le mani spesso. Benissimo, la ringrazio tanto della telefonata e dell'avvertimento, la ringrazio tanto. Grazie a tutti. Grazie a lei, buonasera. Pronto? Oggi torno a parlarvi. Ma lei chi parla? Chi è lei? Il Premier Giuseppe Conte. Ah, è un piacere parlare con lei. Consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working? Sì, ma io non ho il computer, non ho niente, ho 85 anni e non ho problemi. Per informarvi che sono in arrivo nuove misure. No, ma io ho 85 anni, sono in pensione da tanto tempo. Ho ritenuto doveroso spiegare a tutti i cittadini, anche al pubblico che di solito non segue quotidianamente l'informazione politica, cosa stava accadendo. Va bene. È una sfida che va vinta con l'impegno di tutti. Senz'altro. Grazie a tutti. No, ringrazio lei. Buonasera. Saluti a tutti. Arrivederci. Tanto. Ben ritrovati. Buonasera, dimmi. Dobbiamo farlo insieme. Chi sei? Il Premier Giuseppe Conte. Allora, impiccati del momento giusto. Consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working. Smart working, ma fai così, ucciditi.